magari in prima persona segui sì. le indagini e arriviamo alla, alla l'ordinanza della Marina Europea. Ordinanza, detto bene. Niente, questo è il procedimento, se ben ricordo, 1845-0821. Era il procedimento che io appunto separai i due procedimenti, uno che nelle mie intenzioni doveva continuare, per il quale doveva essere esercitata l'azione penale, e l'altro, questo, per il quale avrei dovuto chiedere l'archiviazione. L'archiviazione per due motivi. Per quanto riguarda l'omicidio, ex articolo 125, disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale, e quindi per insufficienza di elementi circa la responsabilità dei soggetti indagati, fra cui in quel momento c'era Calamandrei. Non ritenevo che vi fossero elementi sufficienti e quindi ero intenzionato a chiedere l'archiviazione con questa formula, che poi è stata accolta dal GIP. Gli altri reati invece erano stati, a mio avviso, erano emersi ed erano del tutto ipotizzabili, ma erano prescritti, e quindi dovevo chiedere l'archiviazione per prescrizione per questi altri reati, fra cui il discorso per esempio dei reati relativi al cadavere e alla sottrazione e soppressione di cadavere. Questi erano reati prescritti, tutti i reati che erano stati commessi all'epoca o poco dopo erano ormai prescritti, e quindi salvo l'omicidio, ma l'omicidio appunto c'era questa formula di dubbio, e quindi questa è stata, e il GIP ha accolto pienamente questa richiesta. Poi per i reati invece successivi e per l'ipotesi associativa che io ritenevo, ho fatto, mi pare, dunque l'archiviazione è intervenuta nel 2009, e poi ho fatto invece la richiesta di rinvio a giudizio. C'è stata l'udienza preliminare che è durata molto, e all'esito dell'udienza preliminare il GUP ha dichiarato non luogo a procedere per tutta una serie di soggetti, e anche ha assolto l'imputato che aveva scelto il giudizio abbreviato. Dopodiché c'è stato, quindi questo mi ha impedito di fare subito ricorso, e quando è stata depositata la motivazione ho fatto ricorso, mi pare in 15 giorni io avevo termine molto, molto ristretto, ho fatto ricorso, e il ricorso, ad eccezione del capo relativo all'associazione, nonostante il parere favorevole alla rinvio a giudizio del procuratore generale della Cassazione, la Cassazione ha invece respinto il ricorso, invece per il resto lo ha accolto completamente. E però nel frattempo, visto il ritardo che si è verificato all'udienza preliminare, molti reati si sono prescritti, e quando poi la Cassazione ha annullato con rinvio gli ulteriori reati, i reati rimasti non prescritti, si sono poi nel frattempo prescritti una volta arrivati al GUP dottoressa Gian Gamboni, e quindi tutta la vicenda, salvo un procedimento che è pendente, tutta la vicenda si è conclusa con prescrizione. Facendo un passo indietro, ossia l'innesco di questa indagine nel 2001, vuol dire come, cosa la portò a riaprire questa morte? Trattando un procedimento per minacce telefoniche, praticamente, che avevo ereditato da una collega, e questo procedimento a un certo punto, mi ricordo che il periodo nel quale
diciamo, queste telefonate cominciano ad acquistare una cominciano a riferirsi ai fatti fiorentini, noti fatti fiorentini, e a parlare di Pacciani e poi anche di Narducci, è il periodo, diciamo, che è coevo all'11 settembre, agli attentati dell'11 settembre, quindi grosso modo. E questa cosa però non era una novità a Perugia, perché di questo medico a Perugia si parlava fin dalla sua morte, era una sorta di leggenda metropolitana che lo riteneva legato a questa vicenda, e questo è quello che la gente diceva, pensava, mi ricordo. E quindi io poi trasmisi questi atti che erano emersi, il contenuto di queste telefonate, alla Procura di Firenze, perché riguardavano le indagini della Procura di Firenze, e poi aprì il procedimento, sentì alcune persone, fra cui il medico legale, la professoressa Barone, che non era stata chiamata, stranamente, perché in occasione del rinvenimento del cadavere, all'epoca riconosciuto come quello del Narducci, mancata autopsia, ma non fu chiamato proprio il medico legale. E poi sentì anche il pescatore Baiocco, che aveva visto il cadavere, e emerse, a mio avviso, la notizia di reato dell'omicidio, e poi sono iniziate le indagini, finché poi a un certo punto ho ritenuto di dover fare la riesumazione della salma, e in seguito a perizia autoptica, a consulenza autoptica svolta dal professor Pierucci, un luminare della medicina legale, un titolare della cattedra di medicina legale di Pavia, è emersa la morte per omicidio, per frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea. E poi tutto il discorso, ancora più clamoroso, della incompatibilità tra il cadavere ripescato a Sant'Arcangelo e quello del Narducci, che è risultato inoppugnabile questa incompatibilità, all'esito di ben, se non sbaglio, 4 consulenze, l'ultima delle quali compiuta da Riss di Parma e dall'allora colonnello Garofano. Questo è il. Quindi io, questa notizia di reato poi è stata confermata dall'autopsia. L'ultima domanda sulla qualità. Sì. Cioè, ultimamente lei è stato sentito in audizione dalla Commissione regionale toscana per presunti collegamenti tra il caso, sì, del Forteto e quelli dei diritti del mondo. Che idea si è fatto? Ma l'idea non ho un'idea, non ho elementi, perché non mi sono occupato della questione del Forteto, me ne sono occupato solo di riflesso, perché una persona informata sui fatti, che è stata sentita per la vicenda Narducci, ha parlato e ha collegato in maniera piuttosto forte questi fatti con la vicenda del Forteto, ma poi le verifiche su queste dichiarazioni sono rimaste un po' incomplete, non avevo elementi per essere convinto pienamente di questa versione, e poi soprattutto perché non avevo la possibilità di indagare sul Forteto, quindi io me ne sono occupato così, solo incidentalmente, in relazione all'indagine perugina, ecco. Questo è che è ormai conclusa, salvo un procedimento.